Il Cantico delle Creature, il cui titolo originario in latino è Laudes Creaturarum, lodi delle creature, secondo diverse testimonianze di ambiente francescano, sarebbe stato composto da San Francesco d'Assisi in due tempi. Una prima parte, la più estesa, nel 1224, due anni prima della morte del santo, una seconda, dal verso 23 in poi, dopo una notte di profonde sofferenze fisiche e spirituali. Il Cantico è l'unico testo scritto in volgare umbro da San Francesco, che utilizzò per tutti gli altri suoi scritti il latino. La scelta del volgare assume quindi un particolare significato. Il testo era destinato alla preghiera liturgica, per cui doveva essere fruito dal maggior numero possibile di fedeli, per lo più popolani e illetterati, che dovevano essere messi in grado di capire, senza fraintendimenti, il contenuto del messaggio religioso. Propriamente il cantico appartiene al genere dell'inno religioso, cioè a un testo poetico accompagnato dalla musica e cantato dai fedeli riuniti nelle celebrazioni liturgiche. A iscriverlo in questo genere sono innanzitutto i due titoli, quello in volgare o italiano, cantico, e quello in latino, Laudes Creaturarum, lodi delle creature. Partiamo dal primo. La parola cantico rimanda, senza dubbio, alla tradizione e al genere poetico dell'inno religioso, un componimento lirico solenne, per lo più in lode di Dio. In particolare sono così chiamate le parti liriche della Bibbia, per esempio il Cantico dei Cantici nell'Antico Testamento e il Magnificat, il canto di ringraziamento e di lode che Maria rivolge a Dio nel Vangelo di Luca. Ma come risulta evidente dall'analisi del testo, il Cantico delle Creature si richiama più specificamente alla tradizione biblica dei Salmi, cioè a composizioni poetiche di argomento vario, ma per lo più di lode, ringraziamento, invocazione a Dio, che anticamente venivano cantate e accompagnate dal suono di uno strumento a corda.